Napoli, maggio dei monumenti 2021. Gettasti i lenzuoli, apristi le finestre, ci riempimmo di stelle. E noi vogliamo farlo partendo proprio da qui, dal Gran Caffè Gambrinus. Il Gran Caffè Gambrinus è l'unico caffè storico della città di Napoli. È tra i primi 10 caffè d'Italia e fa parte dell'Associazione Locali Storici d'Italia. Un'associazione che da oltre 40 anni si occupa di promuovere, valorizzare e tutelare i locali storici. Ne fanno parte i più grandi alberghi, bar, ristoranti, pasticcerie che abbiano almeno 70 anni di servizio e conservino al loro interno cimeli, decorazioni, testimonianze del loro trascorso e del loro immenso patrimonio artistico. Tra questi ricordiamo il Florian di Venezia, il Gilli di Firenze, il Covo di Milano e l'Albicerin di Torino. Salotto letterario partenopeo, vero e proprio gioiello architettonico, ricco di raffinatezze e decorazione in stile Liberty, il Gran Caffè Gambrinus è dal 1860 il centro, il fulcro della vita culturale cittadina e ancora oggi molti degli avvenimenti più importanti della città si tengono qui al Gran Caffè Gambrinus. Il Gambrinus venne fondato nel 1860 dall'imprenditore Vincenzo Apuzzo ed immediatamente riscosse un enorme successo nella città. Molti venivano qui a consumare il loro caffè, gelato, pasticcino, richiamati dalla ottima opera di migliori baristi, pasticceri e gelatai. Dopo Vincenzo Apuzzo la gestione passò a Mario Vacca. Mario Vacca che decise di affidare alla decorazione, il rinnovo degli ambienti e dei locali all'architetto Antonio Curri, uno degli architetti più importanti del tempo che negli stessi anni si occupava della realizzazione della Galleria Umberto I. Cominciarono gli anni più brillanti, migliori per il Gran Caffè Gambrinus. In quegli anni Antonio Curri richiamò a lavorare i migliori artisti, pittori del momento, appartenenti alla scuola di Posillipo e gli impressionisti napoletani. Ecco che le sale e gli ambienti divennero una vera e propria pinacoteca con quadri e dipinti che ritraevano scene della vita quotidiana, personaggi della vita di tutti i giorni come belle popolane, gli scugnizi o scene di vita bucolica della campagna campana, vedute del Golfo di Napoli. E quindi le decorazioni, gli stucchi, gli arredi della Boart resero questi ambienti un vero e proprio scrigno di opere d'arte. Per festeggiare la rinascita con la gestione di Mario Vacca, il Gran Caffè viene ribattezzato in Gran Caffè Gambrinus, in onore del principe leggendario delle Fiandre, Gambrinus, che si considera e si ritiene il patrono della birra. A dimostrazione questo del respiro internazionale di cui godeva in quel periodo il caffè, e nell'intenzione di Mario Vacca c'era proprio quella appunto di accostare, ed unire, fondere le due bevande più famose d'Europa, la birra fredda, nordica, bionda e il caffè scuro, caldo, bollente, tipicamente napoletano. Sono gli anni questi della Belle Époque in cui all'esterno del caffè potevamo ammirare carrozze, cappelli a cilindro, cavalli, abiti sfarzosi ed eleganti. E sono gli anni in cui il caffè diventa una vera e propria
fucina di idee, un luogo di incontri di artisti, letterati, poeti, in cui venivano partorite, in cui nascevano le migliori idee e i migliori incontri culturali. Moltissimi italiani, ma anche tantissimi stranieri in visita a Napoli, sostavano qui al Gran Caffè Gambrinus e hanno consumato un caffè, un pasticcino, un gelato proprio a questi tavolini. Tra i vari ricordiamo Benedetto Croce, Gabriele D'Annunzio, che qui a questi tavolini, forse proprio a questo tavolino del Gran Caffè Gambrinus, compose A Vucchella, la sua rinomata poesia poi musicata da Tosti. E ancora poi Ernest Hemingway, Oscar Wilde, Matilde Serao, che seduta ai tavolini di questo caffè decise di fondare Il Mattino, ma anche molti principi ed imperatori del tempo. Infatti venne in visita qui a Napoli e fece sosta al Gambrinus l'imperatrice Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta da tutti noi come la principessa Sissi, che qui al Gambrinus consumò un gelato alla violetta, gelato che ancora ora dal Gran Caffè Gambrinus viene realizzato in omaggio a quella che fu una graditissima visita da parte della principessa Sissi. In questi anni, sull'onda francese, a Napoli, al Gran Caffè Gambrinus, arriva anche il Caffè Chantant o Caffè Concerto. Il Caffè Gambrinus, di giorno caffè letterario, luogo di incontri di artisti, poeti e letterati, e di sera si trasformava quindi in quel periodo in un salotto pronto ad ospitare una esibizione musicale, il Caffè Chantant. Ed è proprio in questo contesto che nasce la figura principale del Caffè Chantant, la chantosa, il cui termine deriva infatti probabilmente proprio da una storpiatura in lingua napoletana del termine francese chanteuse. Purtroppo però, dopo questi anni di fasti e di splendore, arriva un periodo buio per il caffè, un periodo triste. Nel 1938, infatti, il prefetto Marziali ne ordinò la chiusura. Ufficialmente la motivazione fu perché era un luogo dove si sviluppavano e si trattavano argomenti antifascisti, ma probabilmente la vera ragione fu che più semplicemente la moglie non riusciva a dormire la sera per gli schiamazzi e i rumori notturni che il caffè con i suoi avventori e con i suoi ospiti procurava. Dopo questi anni bui, però, arrivò la ripresa con Michele Sergio Senior, il quale negli anni 70, precisamente nel 1973, riuscì a riprendere alcuni locali, alcune sale del Gambrinus che erano ormai occupate dall'agenzia del Banco di Napoli. Riuscì a riprendere questi locali e subito partì la rivalorizzazione, il riabbellimento, la ripresa degli antichi stucchi, dei decori che ancora oggi ammiriamo al Caffè Gambrinus, e quindi ritornò ad essere il salotto della città, il luogo che era stato ai tempi migliori, ai tempi della Belle Époque. La sua opera, l'opera di Michele Sergio Senior, è stata ammirevolmente continuata dai figli Arturo ed Antonio, che sono riusciti poi a risolvere tutte le controversie con il Banco di Napoli. Ed è da allora che incessantemente il Gambrinus, sino a giorni d'oggi, rappresenta il bar storico più importante della città, con i suoi incontri letterari, presentazioni di libri, incontri mondani. Negli ultimi tempi invece quasi tutti i presidenti della Repubblica in visita a Napoli sono passati di qui dal Caffè Gambrinus per consumare il loro caffè. È tradizione che il 1 gennaio il presidente della Repubblica, in quei giorni a Napoli a Villa Rosebery, consumi qui la prima colazione dell'anno. Da
Carlo Azeglio Ciampi a Scalfaro, a Mattarella, tutti i presidenti sono passati di qui. Anche i presidenti del Consiglio, Silvio Berlusconi, Prodi e la cancelliera tedesca Angela Merkel sono passati di qui. Quindi ancora come una volta tutti i personaggi illustri e più importanti non possono che fare tappa al Gambrinus quando sono in visita a Napoli. Il caffè Gambrinus è stato ed è ancora tutt'oggi anche teatro per molti film, molte scene di film che sono stati girati qui, come ad esempio Carosello Napoletano, che ha visto anche la partecipazione di Sofia Loren. E venendo ai giorni più recenti, anche le serie televisive hanno visto realizzare molte delle loro scene qui al Gambrinus. La serie televisiva dei Bastardi di Pizzo Falcone, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, e il commissario Ricciardi, tratta sempre da De Giovanni, e che ha qui un tavolo riservato a lui, al commissario Ricciardi, che è solito fare colazione tutti i giorni proprio seduto a questo tavolino del Gambrinus. Tutti i dipinti quindi che ritraggono scene di vita quotidiana, del tempo, vedute, paesaggi, scene bucoliche, personaggi popolani e non. Come in questo quadro, in questo dipinto di Matania, riusciamo a malapena a scorgere Piazza Vittoria e Via Caracciolo, ovviamente con un aspetto molto diverso dai tempi attuali, ed una dama che passeggia sul lungomare con tanto di ombrellino per coprirsi dal sole. E poi c'è Carlo Brancaccio che ritrae un meraviglioso scorcio dell'isola di Capri in questo dipinto, sempre in linea con l'intento di ritrarre paesaggi e panorami. E se ci sono veduti scorci paesaggistici, ci sono pure personaggi popolani, come i pescatori di Gaetano Capone. E poi ci sono i personaggi della vita di tutti i giorni, le belle popolane napoletane, come avevamo anticipato, ben ritratte in questo dipinto di Postiglione, la popolana con la zucca, e di Fabron, un'altra versione della popolana. E se si trattava di dipingere personaggi appartenenti alla vita quotidiana, alla vita di tutti i giorni, non poteva certo mancare lo scugnizzo napoletano, ritratto da Vincenzo Volpe. Personaggi che animavano e animano ancora la vita cittadina, e ritratto in una posa spavalda con le mani sui fianchi, dove si mostra molto sicuro di sé con lo sguardo fiero e il mento dritto, tipico dello scugnizzo napoletano. Ma il Gambrinus non è solo uno scrigno di opere d'arte, di cultura, di storia, dove si respirano gli eventi e gli avvenimenti che si sono succeduti. È anche un luogo dove si respirano odori particolari, si resta inebriati dal profumo delle sue prelibatezze. Siamo qui con il direttore Ponziani. Buongiorno, lo storico direttore del Gambrinus. Da quanti anni lei lavora qui, direttore? 29 anni. 29 anni, quindi ha visto passare all'interno del Gambrinus i personaggi più importanti, più celebri. Sì, cominciando dal Papa, la cosa più importante. E quando è venuto il Papa da noi, nel 2003 ci ha provato un caffè, sono andato nella cappella là, per servirgli il caffè, e gli ha detto metti un po' d'acqua nel caffè, nella tazza grande. Dirà, non si può sentire l'acqua nel caffè a Napoli? Assolutamente no, io lo vedo. Ho fatto provare il caffè normale, perché sono due tazzine, una grande e una piccolina. Ancora qui conservate, esatto, all'interno del nella caffè? Nella tazza grande, lui mi ha fatto mettere l'acqua. Io l'ho messa per l'educazione, poi ho detto, no, non può bere a Napoli il caffè con l'acqua. Poi ho dato un'altra tazzina e gli ho fatto assaggiare il caffè espresso napoletano. Lui, quando ha provato il caffè, si è sentito proprio una cosa, ha fatto così, io, buonissimo. E alla fine, quando è uscito, ha regalato quella corona
detto, perché tu mi hai fatto assaggiare il caffè? Da oggi in poi non metterò più acqua nel caffè, sentirò il tuo consiglio. E mi ha regalato qualcuno che sta lì. Direttore, e oltre al Papa qui sono passati anche la Merkel, la cancelliera tedesca Merkel, sì, Silvio Sandri, Berlusconi, Romano Prodi e tutti i presidenti della Repubblica. Ci racconta l'episodio in cui il Presidente della Repubblica volle pagare per la prima volta? È successo nel 2001, che è venuto il primo soldo dell'euro, l'ha voluto cacciare. Il titolare era no, io voglio pagare con la prima moneta dell'euro e poi un caffè in euro. Quindi ha voluto sancire il Presidente proprio qui al Gambrinus un evento epocale, una svolta della nostra storia, esatto, il passaggio dalla lira all'euro. Perché noi ogni anno, questo è il discorso del 2001, ogni anno dell'anno tutti i Presidenti della Repubblica che fanno sosta qua da noi a Napoli, alla mattina sono un'abitudine, è un rito di prendere la prima colazione al Gambrinus. Ogni primo dell'anno il Presidente viene qua, si siede nelle nostre sale e si prende la sua considerazione. Direttore, dopo aver visto tutte queste bellezze, queste opere d'arte, questi stucchi, queste decorazioni, però adesso veniamo a quella che è anche un altro enorme punto di forza del Gambrinus, cioè il caffè, ma non solo, la pasticceria e la gelateria. Quali sono i dolci più apprezzati, più consumati qui al Gambrinus? Sono molti. Gli elenco quella più principale, il primis di tutto è la pastiera, perché la pastiera si mangia tutto l'anno e la consumiamo tutto l'anno la pastiera, in più è seguita in tutto il mondo la nostra pastiera. In più poi c'è il Vesuvio, che abbiamo battezzato come dolce, che ha forma di cappello come il Vesuvio, e da chiudi quattro dolci napoletani, serve la pastiera, la seppola, la sfogliatella. E tutto il mondo richiede la pastiera del Gambrinus. Oggi il Gambrinus sperisce in tutta Italia, in tutta Europa e anche in America la pastiera napoletana. E in più sono altri dolci come il Matilde, in onore di Matilde Serao, come poi abbiamo la Maria Giuseppe, in onore che quando venne il principe a Napoli da noi. Poi abbiamo l'altro dolce che è esclusivamente che facciamo ogni anno, però non è in vendita, è il Pinuccio. Abbiamo fatto in onore del Pino Daniele, che noi lo mettiamo solo in produzione il giorno dell'omastico di Pino e non lo vendiamo. Perché il Gambrinus è molto legato alla tradizione e alla storia della città di Napoli, tanto legato che ha voluto dedicare questa sala d'ingresso, la sala dell'accoglienza, a lui, al principe della risata, al principe Antonio De Curtis, in arte Totò. All'interno, proprio all'accoglienza del Gambrinus, c'è la macchinetta del caffè sospeso, una pratica molto apprezzata e la cui eco è risuonata in tutto il mondo ed è stata imitata e copiata ed accolta da tanti altri paesi del mondo. Che cos'è, direttore? Che cosa rappresenta? Noi abbiamo fatto rinascere di nuovo questa usanza del caffè sospeso, perché dubbio dopo guerra c'era il caffè sospeso, che significava che uno entrava in bar o per una vincita o perché aveva più possibilità di vendere il caffè, rimaneva un caffè pagato per la persona che non era possibile, non poteva vedere. Noi questa cosa qua l'abbiamo fatto rinascere, il primo bar che ha fatto rinascere questa cosa è il caffè sospeso. Le persone che vengono mettono un caffè pagato per la persona che non possiede per prendersi un caffè. In nulla di qua senza tetto, che si paga a qua fuori. Così che anche i meno abbienti possano godere del piacere di un caffè, di un ottimo caffè napoletano. Loro hanno copiato anche noi, però in primis siamo stati noi a far rinascere questa usanza un'altra volta. E allora dopo tanta ammirazione, tanta bellezza di cui abbiamo potuto godere, chiediamo adesso al direttore però di offrirci un buon caffè, perché anche per noi la tappa obbligata non può che essere il caffè espresso napoletano del Gambrinus. Il direttore adesso ci deve offrire un buon caffè. Sì, un caffè classico, normale, un espresso. Grazie. Un caffè. E adesso ci godiamo anche noi un ottimo caffè. Com'è il caffè? Ottimo, direttore, veramente ottimo. Ok, apposta.
Grazie, alla prossima, grazie mille.